Domini 1013. Claudio! Su Vertine e sulle tradizioni appunto vertinesi, toscane e antiche. Allora, siete arrivati e entrando dentro il castello io vi ho detto Vertine anno Domini 1013. Esatto, 1013 è il primo documento storico ritrovato del castello di Vertine. Per castello si intende chiaramente tutto il borgo murato, circolare. In realtà sappiamo che Vertine è stato costruito prima dell'anno 1000, intorno all'850-900, ma il primo documento che fisicamente si può toccare è dell'anno 1013, quindi poeticamente la nostra storia parte dall'anno 1013. Vertine è stato un avamposto militare guelfo fiorentino a difesa, attenzione, del territorio di Firenze, questo territorio di Firenze, che è alle porte di Siena, contro appunto la nemica Siena. Firenze guelfa, Siena ghibellina, le due repubbliche da sempre in guerra per il territorio. Non a caso io oggi vi ho fatto bere un sangiovese in purezza, semplice, beverino, antico, fatto appunto alla vecchia tradizione. Questo sangiovese qua, che è il sangiovese dell'uva intorno al castello, non fa barricche, non fa legno, non ha la struttura importante che oggi siamo tutti abituati a bere, se vogliamo anche internazionale, no? E questo è quello che si beveva praticamente qua nel passato. Le famiglie, il contadino che si faceva il vino sangiovese lo faceva così, semplice, per berzo della famiglia. 12 gradi e mezzo, neanche tanto alcolico, giusto semplice semplice. Per ricordare questo, l'etichetta è molto interessante. Forse l'avete già osservata, forse guardata, forse no. Ci racconta una bella storia, che è la storia appunto di Vertine, del castello medievale. Vedete? Questa è una miniatura appunto antica, dove si riconoscono la porta d'ingresso est, la grande torre, ma all'interno del castello ci sono tante altre torri. Tante altre torri. Vertine nel passato aveva 7 torri medievali, 7 torri di difesa. Perché vi ho detto, doveva essere un castello ben difeso, perché gli attacchi dei senesi erano tanti. E quindi Firenze innalza ben 7 torri. La miniatura ne rappresenta invece molte di più, ma essendo miniatura, più torri aveva, più paura faceva, semplicemente. In realtà erano 7. Dopo, quando vi alzate, in quella cartolina che ho lì sopra al banco, ho ricreato, ho rifatto, ho riprodotto dove erano collocate le antiche 7 torri. Voi siete nell'unico castello del Chianti di questa zona. Come medicinale, lui curava i pazienti con questa bevanda fatta di uva, vino e erbe allora conosciute, erbe spezie. Lo bevono gli etruschi, lo bevono i romani. Il famoso Mutsum romano, il vino dei banchetti, era vino con spezie e miele. Anche l'aggiunta di miele. Si arriva alla fase medievale, in cui appunto aumentano le spezie, ne aumenta la conoscenza e aumenta anche appunto la diversità. Io oggi vi faccio assaggiare l'ippocrasso, vino ippocratico dell'anno 1152. Durante scavi archeologici in Lunigiana, con Femoli, degli storici hanno ritrovato un po' di anni fa dei rotoli di pergamena bellissimi, datati appunto 1152, con ricette di pasticceria antica e del vino ippocrasso. Massimiliano Cipriani si è riproposto di rifarlo esattamente come era la ricetta, che l'ho conosciuto, mi è piaciuto tantissimo. Castello medievale dell'anno 1000, vino dell'anno 1000, va da sé, si sposa bene, gioco è fatto. Quindi oggi voi avrete la fortuna di provare l'ebbrezza di un tuffo nel passato. Vertine anno Domini 1013, ippocrasso anno Domini 1150. Si piacere da te. Quindi quello che si vede oggi del castello di Broglio è una, esatto, è una, diciamo, un rifacimento del 600 in stile gotico senese, perché Broglio è fatto a mattoni rossi, non era prima a mattoni rossi, era in pietra, non in vertine.
Bertina rimane salda. 1530, altra grande battaglia, il famoso assedio di Firenze, ancora gli spagnoli, arriva Carlo Pinto questa volta, passando appunto da Siena per il Chianti per arrivare a Firenze, l'esercito di Carlo Pinto butta giù di nuovo tutto, Bertina rimane inviolata. Quindi quello che vedete oggi è veramente una cosa di straordinaria, eccezionale. E le torri dove sono? Perché non ci sono più le torri? 1554, Cosimo I de' Medici, Fiorentino Cosimo I de' Medici, sconfigge la Repubblica di Siena definitivamente nella battaglia di Scandagallo a sud di Arezzo, in Val di Chiana. Siena cade, Pisa era già caduta, Arezzo era già caduto molto prima, eccetera. Cosimo de' Medici crea il Granducato di Toscana, primo Granduca di Toscana, cessa la funzione militare delle torri, le torri non servono più. In realtà si sta sviluppando il borgo abitativo, dal castello medievale nascono le botteghe degli artigiani, dei fabbriche, dei commercianti, dei fruttivendoli, servono le case. Quindi piano piano si sbassano le torri per riciclare le pietre. Quindi le pietre delle torri di prima sono le pietre delle case di oggi. Okay? Il giro che avete fatto voi prima era il giro delle botteghe, si producevano proprio i manufatti, i materiali, si facevano lavori. E ogni mercoledì di ogni settimana si scendeva dalla porta est, questa, per andare giù a Gaiole. Gaiole non era villaggio, infatti diciamo che è la meno pittoresca, tra l'altro, come cittadina di Chianti, quella proprio nuova, semplicemente perché non era villaggio ma era piazza di mercato, il mercatale di tutti i castelli qua intorno. Infatti se ci pensate bene non si costruiva mai a valle prima, sempre a monte, Gaiole a valle, quindi più moderno come paese. Detto questo, non meno importante, perché la piazza di mercato, quindi insomma... Si chiamava Vertine Bassa, vero? La Vertine Bassa. A Vertine, addirittura, a Vertine sono riusciti ad incastrarci, a infilarci nel passato quasi 500 persone. Oggi a Vertine vivono 21 abitanti, 7 gatti e 3 cani. Bellissimo. Questo è il censimento del 2015 di Vertine. Ah, 21. E tra l'altro... Il numero 7 è il numero magico di Vertine, questo 7 ricorre tante volte. Con le torri, le torri sono 7. Il nome Vertine ha 7 lettere, le 21 persone è un multiplo di 7. 7 gatti, 3 cani, 7 per 3 fa 21. La domanda è questa, sulle torri, io quando soggiorno a San Gimignano, dicono che le torri è sinonimo di potenza. Esatto. La ringrazio comunque per questo 7 magico per Vertine. Vi dicevo, voi siete appunto a Vertine, dove il 7 è il numero curioso, magico, principale. Davanti a voi avete adesso qua degli shortini di Vinsanto. La tradizione vuole che nessuno vada via da qui senza aver assaggiato il biscotto. Niente, perché la ci mancherebbe. Ma io ve ne racconto un'altra. Una storia antica, ottocentesca, che si è un po' perduta nel tempo. Poi attraverso quei libri antichi l'ho riletta e la sto di nuovo riproponendo anche ai toscani, perché anche i toscani molti oggi non sanno più il perché, il motivo del inzuppare 7 volte il vinsano, il cantuccino del vinsano, e lo farò fare a tutti. Lo sapete perché? Adesso poi si distribuiscono il cantuccino. Ok. Allora, il vinsanto è il vino dei preti, è innegabile. Il prete quando celebra la messa usa il vinsanto come sangue di Cristo, quindi beve il vinsanto, quindi un vino è importante, no? Sangue di Cristo, capo. Poi ci sono dei preti che fanno 3 messe al giorno, lo bevono 3 volte, un vinsanto raggiunge anche 16 gradi, preti, insomma si diventa. E il biscotto invece? Quando è che si mangia il biscotto? Lo si mangia per fame? Oppure per piacere a fine di un pasto? Per piacere. Quindi è un qualcosa di estremamente godereccio. Gola. Cos'è la gola? È uno dei 7 peccati della vita. E per la Chiesa chiaramente siamo tutti peccatori. Tutti. Quindi prendendo uno dei peccati e mettendolo per 7 volte in un vino che toglie i peccati, quando andate a mangiare quel biscotto, la nostra anima diventa pura. Anche oggi avrete l'indulgenza. Siamo a posto, confessione fatta. Alessio è fatta. Ma la novella non è finita. Andate in paradiso. Quindi io stasera ho stasera. Sette volte. A te passa tutto. Sette sono i peccati capitali, esatto. E 7 volte. Esatto, in un vino che toglie peccato, un vino è sangue di Cristo. E domani siamo quando sotto al giorno. Quando andate a mangiare, io sto purificando,
Però la novella continua dicendo che quando ci alziamo da tavola e torniamo ad esempio in camera da letto, tutti i peccati tornano, ma tutti, tutti. E allora che si deve fare il gioco? Sette volte! Tutti veri pisanti! Ecco spiegato il motivo, il motivo del perché i preti usano il bisanto. Vale! Grande! Acaba il compenso all'operaio prima appunto anche con chili di sale, il famoso salario, la via salaria è importante, quindi il sale più importante addirittura della moneta. Ma quando il sale mancava, e noi tra l'altro lì nel cuore della Toscana ne sappiamo qualcosa, e a un certo punto il sale mancò davvero dal moretto. E vedete il pane che avete mangiato anche oggi, il famoso pane sciocco, noi chiamiamo pane sciocco. Sciocco perché? Lo sciocco è quello senza sale e zucca, quindi il pane sciocco, no? Bella, questo me lo gioco, pane sciocco. Dicevo, noi sappiamo qualcosa perché il sale a un certo punto mancò. Perché mancò il sale nel cuore della Toscana? Che si ritorna sempre lì. Guelfi, Ghibellini, Firenze, Pisa, Siena, eccetera, eccetera. La Firenze Guelfa, da Firenze passa al fiume Arno, che all'epoca era navigabile, con i battelli si riusciva appunto a risalirlo anche. Ma l'Arno sfocia a Pisa, attenzione, Pisa, e poi Pisa al mare. Ma Pisa era Ghibellina. Come Siena, come Arezzo. Quindi il sale si faceva alle saline del mare. E se i pisani volevano ostacolare e chiudevano i traffici commerciali del sale verso l'entroterra, lo potevano fare tranquillamente. Era suo. Facciamo dopo anche a Genova, sì, però era più difficile prenderlo dall'acqua, c'era l'Appennino, quindi era più facile, no? Via fiume. Quindi se non si poteva salare la carne, non si mangiava la carne perché la carne andava a mare. E allora Pisa pensò bene di vincere la battaglia affamando l'esercito fiorentino, non mandando più sale dentro terra toscana. Piano piano la carne, i soldati non la mangiavano più, dovevano mangiare soltanto verdure, fisicamente si era più deboli. Quindi loro pensarono, studiarono questa stratagemma per vincere una delle tante battaglie appunto tra Firenze e Pisa. I fornai si provarono senza il sale, iniziarono a fare il pane sciocco, che però oggi si è mantenuta la tradizione perché si sposa bene chiaramente con i salumi ostrica e il salame, ok? Anche perché vi è gente con molto sale e zucca, capisci? Quindi lui si sposa di compensazione. E per la carne, come si faceva? Se mancava il sale la carne andava male, signore e signori, si usavano le spezie. La spezia nel passato è stata utilizzata, tuttora si usano erbe e spezie tantissimo nella cucina. Nascono i vari stufati, gli spezzatini, il pregoso dell'intoneta, stufato da San Giovannese. La spezia copriva certi profumi e certi sapori sgradevoli di un qualcosa non più buono, ma la fame era tanta, quindi si mangiava tutto lì, la spezia. Soprattutto poi Marco Polo. Mentre preparo la bevanda, giocheremo insieme con questo vino, con questa bevanda. Che vuol dire giocheremo? Vuol dire che vedrete forniti di carta di pena e dovrete indovinare l'antica ricetta. Dovete indovinare l'antica ricetta? Allora, Lippo Grasso questo anno Lippo Grasso di questo anno, 1952, oltre chiaramente alla vita di San Giovese, questo è San Giovese, ha due ripiprieri, miele di arancia e miele di castagno, questi primi qui, e anche l'arancio. Poi è completato da ben 17 erbe, 17 spezie diverse. Quindi voi adesso, una volta degustato il vino, dovete provare a indovinare le 17 erbe spezie che ho. Chi ne indovina
la metà più uno, no, la metà più uno, no, c'è una bottiglia, no, dopo, no, è che il palato c'è un Google. No, perché non c'è segnale, la cosa bella è che qua non c'è segnale di fuori. Comunque ovviamente è proibito l'utilizzo della mia tecnologia, eh? Anche perché chi la indovina vince la fiaschetta, quindi insomma. Ma la fiaschetta usata, ma la fiaschetta piena, no? Piena. No.